La vera domanda è: cos'è che ci spinge ad andare oltre ai nostri limiti? Cos'è che ci spinge ad affrontare così tanta fatica? Sinceramente non lo so, ma ogni volta non riesco a farne a meno. Dato che non ho mai affrontato un tale dislivello, vorrei rimanere più leggero possibile per essere sicuro di arrivare in vetta. Ovviamente vorrei documentare il tutto alla massima qualità. E allora ho dovuto creare un setup non indifferente. La grande protagonista sarà lei, la Insta360 One RS con il modulo da un pollice. Sicuramente ha le basse luci e la miglior action cam che si possa avere tra le mani con questo modulo. Utilizzerò il case della One R in quanto aggancio per gli accessori. Per il nuovo modello c'è una clip molto più bella, ma purtroppo non ho fatto in tempo ad averla. Cavallettino manfrotto per essere più stabili possibili durante la camminata. Non finisce qua il setup perché l'ascesa sarà completamente in notturna. Ci viene in aiuto un faretto della Small Rig, con un click si accende e siamo pronti. Ed è per questo motivo che mi serviva la slitta. Ma dato che ci siamo, facciamo le cose ben fatte, e in vetta molto probabilmente ci sarà molto vento, motivo per il quale andremo ad utilizzare un video mic della Rode, un microfono. Sul faretto abbiamo tre slitte in modo tale da posizionare il microfono nel migliore dei modi. Io lo monto lateralmente. Dovrò stare attento a tenere il microfono in questa posizione in modo tale che non entri nell'inquadratura l'antivento. Se dovesse capitare, pazienza. Per collegare il microfono alla One RS avremo bisogno di questo adattatore USB-C, attacco microfono, e in più avremo anche la possibilità di ricaricare la One RS tramite questo USB-C presente al di sotto dell'adattatore. Davvero molto comodo. Colleghiamo il tutto e questo sarà il mio setup per documentare tutta l'avventura. Ne vado molto fiero. Direi di andarci a riposare qualche oretta. Tutto è pronto, inizia la nostra avventura. Io sono un po' preoccupata. Anche io. Zaino. 8:30 di sera, abbiamo chiuso casa e ora ci dovrebbe essere un driver che ci aspetta. Hello, nice to meet you. Innanzitutto vi presento la nostra guida. I'm Ketut and we will be your the guide, and then we start from Pura Pungubungan Temple. We start from 1100 meters, the high from sea level. Oh. And then we walk around 2000 meters high, like maybe 6000 feet. I mean like something. Okay, let's go. Okay. Inizia la nostra ascesa al Monte Agung, al vulcano. Questa sarà la camminata più dura della mia vita. Sono le 10 di sera e dovremmo essere su alle 6 del mattino per gustarci l'alba. Direi di risparmiare il fiato e camminiamo. Piccola tappa a 1540 metri sul livello del mare, e nel frattempo la guida ha messo un piccolo dono sia per gli dei ma anche per i demoni, per placarli. Tutto questo accompagnato da un incenso e da fiori freschi, e li possiamo trovare in tutta l'isola. Addirittura ieri ce n'hanno lasciato uno sulla sella del motorino. Diciamo che questo popolo è davvero molto molto accogliente, e un sorriso non viene mai negato. È bellissimo, veramente bellissimo. I primi 500 metri sono andati per ora tutto bene. L'unico fattore negativo è l'umidità, è altissima e fa sudare parecchio. In alcuni punti è praticamente verticale e addirittura ci sono delle corde per aiutarsi a salire.
Nonostante ciò, siamo sempre nella foresta, quota 2000 metri. Ciò significa che abbiamo fatto un dislivello positivo di 1000 metri. Siamo 2 ore di camminata e siamo a metà del dislivello. Non male, non male. Greta, com'è? Per ora tutto bene. Piccolo break con spuntino. Cosa c'è di meglio di una buona banana locale, appena raccolta? Altro che barretta energetica. Si vede che stiamo salendo un vulcano. Sotto i nostri piedi è già tutta lava. Quota 2400 metri sul livello del mare. Area camp è un punto molto strategico dove si può fare tappa se si porta la tenda. Grazie alla luna quasi piena posso vedere un mare di nuvole infinito e qualcosa di meraviglioso già adesso, figuriamoci dopo all'alba. Ancora lava, sembra di camminare dentro tante piccole biglie, molto strana come sensazione, letteralmente una trincea di lava. Sono le 2 di notte, tutto va bene, tanta fatica, tanto sudore che non asciuga. Il problema più grosso, il fastidio più grosso è questo, e si prosegue, siamo quasi a quota 2008 e c'è ancora vegetazione, mai vista una cosa del genere, mai vista. Direi molto molto bene, abbiamo percorso all'incirca 6 km di distanza ed è super positivo il fatto che manca solo più un'ora ad arrivare in vetta. Il piano è semplice, è quello di accendere un fuoco in modo tale da tenerci un po' al caldo e soprattutto asciugarci. Dopodiché ci riposiamo per un paio di orette e successivamente ripartiamo per raggiungere la vetta per l'alba. Con questo fuoco meraviglioso direi di approfittare, dato che sto utilizzando la Insta360 One RS col modulo da un pollice, per realizzare un ottimo starlapse. Il fuoco ha fatto il suo egregio lavoro. Ore 5 ci prepariamo per affrontare l'ultimo pezzo, l'ultima salita. Ultimi 100 metri di dislivello, ormai la fatica è scomparsa, c'è tanta tanta adrenalina in corpo. Primo pezzo un po' esposto, un po' tecnico-tattico, da stare all'occhio. Quota 3031, ciò significa solamente una cosa, siamo in vetta al vulcano Agung. The highest mountain in Bali, the biggest mountain, I call here as Rope in Bali. Welcome, yeah. Guys! Grande Greta, ce l'abbiamo fatta! Yeah. Welcome! Make it. La montagna, la vetta più alta di Bali.
Assurdo! Non ci rimane che aspettare uno degli spettacoli più belli di sempre, l'alba. Direi che ci siamo.
E come avete potuto notare, quella che esce dal vulcano non è nebbia, perché il vulcano è attivo e sono i gas provenienti dal centro della Terra. Per arrivare fino qui ci abbiamo messo all'incirca 5 ore e mezza, con un passo abbastanza veloce. Ci ha tirati parecchio, ci ha spronato, ma ne valsa la pena, ne valsa assolutamente la pena. Tanta fatica, ma sarò banale, è stata ripagata pienamente dalla bellezza dell'alba. Le nuvole erano colorate di rosso fuoco dal sole. Che meraviglia, e soprattutto grande Greta, 2000 metri di dislivello positivo, non li avevo mai fatti. Ma dai, ci sentiamo bene, insomma. Ore 7 in punto, non ci rimane che scendere. Superato il pezzo più brutto, volevo spendere due parole per dirvi che questo hiking non è adatto a tutti, ci vuole un po' di resistenza. Se siete allenati, nulla di così difficile, anche perché durante la salita si fanno parecchie tappe. Assolutamente doverosa la guida. Noi abbiamo speso all'incirca 1.100.000 della loro moneta, che sono all'incirca 75 euro a testa. Poi dipende, più il gruppo è numeroso e meno si paga. Mentre se volete fare un hiking sempre per godere di un'alba magica, una camminata meno faticosa, meno lunga, adatta a tutti, senza posti esposti, consiglio il vulcano Batur, che è un vulcano qua vicino. È esattamente il vulcano al centro del cratere più grosso ed è alto 1700 metri. Di notte non rendeva, ma guardate che pendenza! Ebbene sì, dopo esattamente 12 ore e mezza siamo arrivati dove tutto ebbe inizio, un parcheggio. Comunque la Insta One RS si è comportata davvero molto bene e soprattutto non si è mai bloccata. Ho cambiato funzionalità, timelapse, starlapse e quant'altro e lei è sempre stata lì a sostenermi e a realizzare le riprese che avevo in mente. Brava One RS! You are really strong. That's Thank you so much for okay. the experience. I want you're enjoying the trip Thank today. yeah, Yes. thank you. Okay, welcome. Bye bye. Bye bye, see you next time. Yeah. È stata tosta, tosta, tosta. La salita forse più psicologicamente, mentre la discesa ci ha distrutto fisicamente. Grande Greta. Ce l'abbiamo fatta.